siamo portoghesi, però parliamo italiano. Avete prenotato? Sì, il nome è Paolo e Maria. E qui, solo per confermare, 4 notti per 2 persone in un dormitorio misto, certo? Certo, quanto costa? 100 euro. Oh Dio mio, io ho dimenticato il bancomat a casa. Oh, che tragedia. Senta, potrei pagare con la carta di credito nel checkout? Non c'è problema, signora, facciamo come volete. Ho solo bisogno della carta per ricevere il numero. Ah, certo, grazie mille. Grazie mille. Prego. Ciao, ragazzi. Ho sentito ciao. Che anche voi siete portoghesi. Siete in vacanza? Sì, siamo in vacanza. Sì, pare che siete qui da molto tempo? Siamo appena arrivati. Ah, ok. Io ci sono da qualche giorno, quindi vi consiglio da visitare la torre, il battistero, il duomo. Per mangiare c'è il ristorante Funiculì vicino alla torre. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Grazie mille. Buongiorno. Vorrei sapere dirci come possiamo andare a Torre Pisa. Vorremmo anche visitare il duomo. Ah sì, non è difficile. Allora, prendete l'autobus 25 e scendete di fronte alla torre. Il duomo è proprio lì accanto. Siete qui in vacanza? Sì, volevamo venire a Pisa da molto tempo. Era il nostro sogno. Allora, devo dirvi che avete scelto veramente bene. Ah, grazie. Grazie mille, signora. Arrivederci. Pisa, è il soggiorno in nostro ostello? Moltissimo, è proprio stato un viaggio fantastico e ritorneremo propriamente e sicuramente un giorno. Grazie mille. Allora, signori, ho ancora bisogno della carta di credito, ma... Dove andate? Cosa fate? Facciamo il portoghese, arrivederla!